Dunque, cerco di rispondere a una domanda che mi è stata fatta su che cosa piacerebbe che io parlassi. Mi hanno chiesto la differenza di religione, sociale e culturale del paese dove vivo rispetto, no, all'Italia. Beh, mi sembra una domanda molto interessante, però servirebbero, no, ore di monologo o anche ancora meglio di discussione. Sarebbe bello avere un cinese e un italiano che parlano, no? Ma intanto posso dire, qui adesso vedete questo muro, mi ricorda molto Napoli, io sono napoletano, quindi questo caos, questa pseudo sporcizia che invece poi alla fine è l'essenza della città, no? L'essenza della città di Hong Kong e l'essenza della città di Napoli. Quindi quello che volevo dire è, sì, c'è la differenza, ma sapete cosa? C'è tanta, tanta uguaglianza, soprattutto in delle culture come queste, perché sono culture di pancia. Hong Kong, come la Cina, puoi amare o non amare, alla fine sono culture di pancia. Quindi similitudini ce ne sono tante, diversità tantissime, però alla fine quello che conta è quello dove noi apparteniamo, e io appartengo alla cultura italiana. Mi posso rivedere un po' in questa cultura? Ma no. La religione, io non sono non religioso, quindi la religione qui è diversa, credono negli avi, quindi loro pregano molto gli avi, il passato, che trovo sia una cosa anche molto bella. Quasi più bella, forse, oserei dire, qui mi odieranno forse qualcuno, della religione monoteista in cui io non credo molto, ma anche lì rispetto tanto. Quindi qual è la verità? Per me, continuo a dire, la verità siamo noi, solamente noi. Detto questo, passo all'altra domanda che è stata fatta, delle mie intuizioni sulla fotografia. Come fa a sapere questa persona che io ho fatto fotografia? Il mio primo approccio con l'arte è stata la fotografia. La fotografia, direi, quello che faccio nella vita, l'intuizione. La fotografia ormai, soprattutto adesso, io prima lavoravo con una vecchia Zeiss degli anni 60, dove bisognava regolare l'apertura, le luci, i film dentro, come si dice, i rullini, ho anche stampato da solo, ed era molto più complicato. Adesso veramente tutti possono essere fotografi, ma proprio perché tutti possono essere fotografi, la differenza la fa l'inquadratura, quindi avere quell'inquadratura interessante che si basa sull'intuizione. Studiare? Sì, puoi migliorare, ma secondo me la fotografia, chi è bravo nella fotografia, ha quel quid che è innato, come nella creatività, come nella praticità, come in tante altre doti, che secondo me si può studiare per affinarle, ma non credo nello studio per acquisire. E qua mi odieranno tantissimi altri. Quindi sì, questo volevo dire. Ok? Due domande e risposte. Ciao.